Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Siamo entrati nella terza fase della guerra con l'esercito che avanza in maniera misurata ma molto potente all'interno della striscia. L'ha detto ieri sera il premier Netanyahu in un aggiornamento sugli sviluppi dell'attacco di terra iniziato venerdì scorso. Per capire come si stanno muovendo le forze di Israele, guardiamo la cartina. Questo è il Wadi, il torrente al di sotto del quale è stato chiesto a circa 1 milione di persone di spostarsi. Questa invece è l'area dove si stanno concentrando gli scontri, Gaza Nord e Gaza City. Questi potrebbero essere i quadrati immaginari nei quali l'esercito israeliano sta dividendo il territorio con lo scopo di colpire i terroristi isolato per isolato, casa per casa. In questa fase potrebbero intervenire 20-30 mila soldati israeliani schierati in plotoni tattici di 100-200 militari ciascuno. I mezzi adoperati sono tank Merkava, corazzati Hammer e bulldozer blindati D9 specializzati nella protezione da mezzi kamikaze. In particolare sarebbero impiegate sul campo 8 divisioni, la Yahalom addestrata alla lotta nei tunnel, la Oketz con i cani dotati di telecamere per esplorazione di zone sensibili, le 4 forze speciali della Duvedan, Maglan, Egoz e Maktal per il fronte terrestre, oltre alla Shaldag dell'aviazione e alla flottiglia 13 della Marina per attacchi dal cielo e dal mare. Hamas potrebbe avere 15-20 mila soldati che avrebbero trasformato Gaza in una trappola di tunnel, mine, ostacoli presidiati da cecchini e che sarebbero pronti a resistere per 3-4 mesi ancora, sperando che gli israeliani si ritirino o che intervengano le forze diplomatiche pressate dalla strage di civili. I morti dentro la striscia di Gaza finora sarebbero 8 mila, di cui oltre 2 mila bambini. Allora, poi generale.